non si può mangiare in santa pace che subito c'è qualcosa da provare. C'è questo oggetto, questa thermal imaging camera della Kiwetz, o come cavolo si chiama, che vorremmo provare. Guardate che scatola fancy, è una scatola veramente fancy, c'è scritto EU, e quindi mo non ci resta che provare e intanto vedere questa scatola fancy cosa contiene. Contiene altre scatolette fancy, vedete. Guardate che user experience. E dentro c'è un manualetto bello grosso. In inglese sono le prime 28 pagine. Poi c'è il cazzo che ti frega, perché mi è finito lo spazio nel telefono. Maledizione, io ero andato avanti a fare l'unboxing di questa scatola fancy contenente un caricabatterie fancy, da cui stavo togliendo la plastichina fancy, ma è finito lo spazio nel telefono, quindi ho perso una parte meravigliosa del video, e quindi ora strapperò via queste cose. La cosa principale da fare è buttare via le fascette, le maledette fascette che creano solo fastidio all'umanità. Non solo vanno buttate via le fascette, ma vanno anche tagliate a pezzi in modo che nessuno mai possa usarle mai più. Vanno distrutte le fascette. Distrutte. Cavo alimentazione. USB minchia, USB-C, se non mi sbaglio, questo si chiama USB-C, credo. E alimentatore, power adapter, che sicuramente sarà forse un generatore di disturbi ad ampio spettro. Stavo dicendo del manuale che ci sono diverse lingue, c'è l'inglese nelle prime 28 pagine ed è ciò che ci basta. Ci sono delle foto, delle figure, spiega le cose, spiega come si usa, e c'è anche in italiano per quelli che non capiscono l'inglese, e ci sono altre lingue che neanche considererò. Ma vediamo cosa c'è qui dentro, perché io vedo una borsa fancy e io ho dovuto eliminare una gran parte del video che avevo girato perché l'audio era danneggiato. Io non capisco per quale stracazzo di motivo questo iPhone 10, iPhone X usato, che ho preso usato anni fa, ogni tanto il microfono si disattiva e si abbassa tantissimo di volume. È stato già smontato, è stato provato, è stata tentata una riparazione, e però ogni tanto da sti problemi io non so che cosa fare. Se voi avete un'idea, non lo so. Comunque fatto sta che eravamo rimasti a questa borsetta fancy che io avevo già aperto e visto e riguardato, quindi l'ho richiusa e ci ho messo dentro tutte le cosine, tra cui appunto i vari cavetti, l'alimentatore eccetera. Questa borsa è molto fancy, però è molto duro tirare fuori questo coso, con una mano è un po' complicato, vedete. Ma lui devo dire è molto bello, sta bene in mano, lo tengo bene in mano, è molto leggero, ha questo pirlo che si apre e poi si accende da qui. Vediamo se è bastato premere, forse bisogna tenere premuto per accenderlo, sì. Bisogna tenere premuto finché lui non si accende. Infatti, carica il suo firmware, immagino. Qui vedo che c'è una plastichina che toglieremo prima o poi. E lui parte, si avvia ed ecco che posso vedere il mio computer con la termocamera. Posso vedere alcune parti di casa molto fredde, tipo quella cavità è estremamente fredda, siamo a 11 gradi lì, mentre diciamo il resto del luogo si sta scaldando, 13 14. Il mio termometro, vedi, qui segna 13,8,
qui disegna 14 e 6 perché è un termometro, insomma, sì, è abbastanza interessante, devo dire. Questa è la sedia su cui ero seduto, come vedete. C'è l'impronta termica del suddetto, del cosiddetto che sono io. E è interessante, interessante. Alimentatore USB, che è questo qui, di questa telecamerina, che è una palla, che come vedete è a forma di palla. Se mettessi a fuoco sto telefono del cazzo, mi farebbe anche un favore. Beh, insomma, funziona. Qui ci sono pietre. Pietre, c'è del pietrame. Devo dire, niente male. Diamo un'occhiata all'alimentatore che ho costruito. È praticamente freddo. 16 gradi. All'interno forse ci sarà un po' di calore. Sì, si intravede. Però, sì, questa telecamera funziona bene. Questa termocamera devo dire che non è niente male. Vediamo un po' i menu. Se riusciamo a vedere questi menu. Ok, guardiamo il menu. Menu. Abbiamo cose sulla correzione dell'immagine, sulle foto. Probabilmente. Ecco qua, non mi fa andare. Video, non ce ne sono. Color palette. Ma io come seleziono? Ah, devo premere enter perché sono un coglione. Probabilmente ho già delle foto. Check. Vediamo, check. Sì, ci sono due foto. C'è una foto e c'è una foto mia. Con l'espressione ovviamente da deficiente in termocamera. Molto interessante. Premo indietro e lui va indietro. Foto, video, non ce ne ho. Color palette, enter, posso settare la mia palette di colori come mi pare. L'emissività. L'emissività è un parametro che riguarda cosa stiamo misurando, cioè cosa stiamo riprendendo con il nostro oggetto. E quindi per questo bisogna andare a vedere il manuale che spiega come settare questo parametro. E poi settaggi, vediamo i settaggi in generale. Abbiamo uno shutdown automatico che può essere impostato, luminosità, la lingua che io tengo rigorosamente in inglese, perché queste cose bisogna tenerle in inglese. Perché mi direte, e se non capisco l'inglese, e se non capisci l'inglese studialo, mio caro. Perché tengo tutto in inglese, compresi i sistemi operativi, eccetera? Perché quando cercate un problema su un'apparecchiatura, il 90% degli how-to e dei messaggi e dei post che spiegano come risolvere questo problema sono tutti in inglese. Di certo non li trovate in italiano, specialmente per apparecchiature di questo tipo. Quindi usate l'inglese. Gradi centigradi, oppure questa barbarie del Fahrenheit. Range di temperatura, questo è anche molto interessante. Basso o alto, questo arriva a 550 gradi. Wow, molto carino. Formato dell'orario, quello normale o quello dei barbari. No, MPM va bene, ci può stare. Set time, spot, il tipo di spot che vogliamo visualizzare, se me lo fa vedere oppure no, e versione, immagino, del firmware, che è 1.2.2. Ottimo. Beh, che dire, niente male. Io qua l'ho chiusa. Risoluzione simpatica, adesivi di vario tipo. Questa non ce la fa. È troppo fancy.
troppo fancy. Fa freddo, ma abbasso la stufa, perché sennò non si sente più un cazzo. Allora, ultime due cosette su questa pistola, come dicevamo, si può tenere solamente in mano. E qua ho scoperto che c'è un pirletto di gomma che si può togliere, e c'è effettivamente la presa per caricare il coso qua, per caricare l'oggetto in questione del dibattito. Quindi questo sta chiuso qui, e sicuramente non è molto rugged, però è molto leggero e maneggevole, è un bel oggetto. Una ultima cosa sul manuale: questa scatola la leviamo dal cazzo, così, scatola che insomma non serve a nulla se non a trasportare l'oggetto, perché c'è la borsa fancy. Il manuale era molto spesso e io l'ho castrato, ho fidel castrato le lingue che non mi interessavano, l'ho incollato con, praticamente ho tolto la parte dietro, questa qua, e l'ho incollato, l'ho rigirato, l'ho piegato, l'ho incollato con il vinavil, l'ho chiuso, l'ho pressato, e ho ottenuto così un simpatico manualetto con la lingua che mi interessa. In questo caso per me è l'inglese, e quindi ho il manuale di istruzioni streaming sito, che posso portare con me perché non occupa molto spazio, non è pesante e non è spesso 1,5 cm come prima. Quindi io posso tenere tutto nel suo contenitore. Una cosa farei sinceramente: questa scatola è esageratamente fancy e grossa, perché c'è questo supporto qua solido per incastrarci la camera. Ora, non è che la camera sbatte a destra e a sinistra, io sto pensando sinceramente di segarlo e di ottenere un di più, un contenitore di più. Questa potrebbe essere un'idea, ma per adesso non lo farò. Chiuderò questo così, chiuderò la cerniera, chiuderò qua e andrò a fare subito una passeggiata con questa borsettina fancy pronta all'uso. Vedete, posso passeggiare pronta all'uso. Io non posso che consigliarvi questo oggetto. Lo troverete nella descrizione con un link, e se vi piace fatemelo sapere, se non vi piace fatemelo sapere. Io lo trovo pratico, e per quello che faccio io è utile. Lo vedremo in altri video, perché quando si riparano apparecchiature elettroniche bisogna vedere dove scalda qualcosa. Che dire, grazie per aver visto questo video e buonanotte. Vado a fare una bella passeggiata.